Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. E io quello che vorrei fare oggi è darvi qualche input sul discorso del benessere acustico in architettura, perché è un tema sempre più sentito, sempre più importante e di cui sentiremo sempre parlare di più nei prossimi anni. Chi non vorrebbe essere in questo momento in un posto a sentire questo suono? Oppure qui, ancora meglio forse. Questi sono i suoni che ci danno benessere, ci fanno stare bene. E in effetti il suono è una parte molto importante della nostra vita e sicuramente va a condizionare la nostra psicologia, le emozioni, gli stati d'animo, il comportamento sia conscio che inconscio, la salute, la nostra salute, noi possiamo stare molto bene ma anche molto male a causa del suono, e cognitivo, noi ricordiamo suoni, la nostra mente, la nostra memoria sono condizionati dal suono e dall'acustica. Facciamo una piccola introduzione, che cos'è il rumore? E qua magari vi faccio la domanda, che cos'è il rumore? Ditemi quello che vi viene in mente, la prima cosa. Suono. È assolutamente corretto. Fastidio. Fastidio. Benissimo. Allora, sono due cose che avete detto che sono correttissime. Infatti qui vediamo proprio la definizione della Treccani, che ci va a dire proprio qualsiasi perturbazione sonora che emergendo dal silenzio dia luogo a una sensazione acustica. È quindi sinonimo di suono. Infatti il rumore e il suono sono la stessa, identica cosa. Però rumore viene utilizzata in effetti per suoni che vengono giudicati non musicali, quindi fastidiosi, ma è una cosa assolutamente soggettiva, quindi quello che magari per me è un rumore, per qualcuno può essere un suono, o per un suono per me può essere un rumore, ma alla fine stiamo parlando sempre della stessa identica cosa. Il suono è regolato dalla matematica in qualche modo, o meglio, noi abbiamo cercato di regolarlo con la matematica, quindi con la fisica, cercando di dargli quindi di regolarlo tramite funzioni matematiche. Ma appunto, come dicevamo prima, il suono è una percezione, noi lo percepiamo nel nostro cervello. L'orecchio è l'organo di senso che ovviamente ci fa sentire, ci dà dove arriva l'input sonoro, ma poi è il cervello che lo trasforma e lo fa diventare quello che poi noi effettivamente percepiamo. Qui vediamo come noi regoliamo, diciamo come andiamo a definire il suono per quanto riguarda il livello di intensità sonora, il famoso decibel, che tutti quanti conoscerete, e poi invece quello che è la pressione in Pascal dell'onda sonora, perché comunque all'interno dell'orecchio noi percepiamo un'intensità differente in relazione a quello che è la pressione che il nostro orecchio, che gli organi che abbiamo nel nostro orecchio percepiscono e sentono e trasmettono quindi al cervello, che trasformerà questi input meccanici, perché sono input meccanici, in suono, quello che poi percepiamo effettivamente come suono. Qui invece come andiamo a dividere le frequenze, perché il suono è un'onda a tutti gli effetti, e questa onda ha delle frequenze, quindi quelle che vedete sotto sono le frequenze in banda d'ottava, che sono poi come noi andiamo a dividere e come poi anche secondo la normativa si va a dividere quello che può essere l'isolamento o l'assorbimento acustico, quello che poi ci interessa di più nell'architettura e nell'edilizia. La normativa utilizza queste bande di ottava per definire, per esempio, quello che può essere, dopo vediamo, un assorbimento acustico secondo una certa frequenza, perché non tutte le frequenze verranno assorbite o isolate allo stesso modo dei materiali, ma vengono fatte in relazione appunto a quelle che sono le loro frequenze. Qui vediamo invece come solo alcune frequenze del suono vengono udite da differenti animali, tra cui anche l'uomo. L'udito umano diciamo che parte intorno ai 20 Hz, quindi bisogna essere molto giovani tra l'altro per riuscire a sentire questo tipo di frequenza, fino ad arrivare un po' sopra i 10.000 Hz. È chiaro che ogni orecchio poi ha la sua sensibilità, non tutti quanti riescono a sentire soprattutto le
frequenze più acute oppure quelle più basse. Mentre invece, come vedete, altri animali sentono onde che magari noi non possiamo sentire. Per esempio il gatto sente alcuni ultrasuoni che noi non possiamo sentire, come anche il cane, per esempio. Il pipistrello è proprio il classico esempio dell'animale che invece sente solo gli ultrasuoni, infatti addirittura, essendo praticamente cieco, si muove grazie al suono. Quelli che sono appunto quindi i suoni che a noi interessano sono tutti all'interno delle frequenze dell'udibile. Infatti vedete un basso elettrico, per esempio, chiaramente è una frequenza molto bassa, il violino che invece è più acuta, e il parlato che va intorno dai 100 Hz per voci veramente molto basse fino ad arrivare intorno ai 9000 per voci molto acute. L'acustica degli ambienti quindi si occupa di queste frequenze, non di altre, proprio perché le altre non sarebbero udibili o comunque non sono da noi emesse, quindi non sono frequenze che possono disturbare o darci piacere. Qui vediamo invece il livello di rumore, quindi esposto in decibel, di alcune cose che conosciamo. Per esempio, un'automobile a 15 metri avrà, come vedete, in relazione alle sue bande d'ottava, quindi in base alla frequenza, emetterà, e quindi noi sentiremo, una certa pressione sonora, quindi data appunto dal decibel, e normalizzato, quindi si va a dare un valore unico che è 68 decibel. Un camion a 15 metri sempre invece avrà 84 decibel, però vedete come la distribuzione sulle ottave sia differente. Il camion ha un suono più basso, mentre invece la parte, diciamo, quindi di frequenza più acuta è quasi alla pari dell'automobile. E qui invece abbiamo il decollo di un aeroplano a 300 metri. Come vedete qui abbiamo quasi 100 decibel, siamo in effetti a un'intensità di rumore molto importante. Cos'è l'acustica? Allora, l'acustica, quello di cui la mia azienda si occupa, poi magari dopo vi ne do giusto un accenno, poi se siete interessati noi siamo qua fino a stasera, quindi più volentieri parliamo anche direttamente di persona, è la proprietà di un ambiente in relazione a quella che è la propagazione del suono, per esempio appunto un teatro che può avere una buona acustica. Ed è proprio qui dove l'uomo per le prime volte si è cimentato proprio nel discorso dell'acustica. Qui vediamo il classico teatro greco dove abbiamo la cosa più importante era che chiunque fosse seduto all'interno di questo teatro sentisse allo stesso modo quello che veniva detto invece sul palco, e si otteneva grazie a delle forme geometriche che sicuramente possono aiutare le forme e sono molto importanti anche poi nella progettazione architettonica per riuscire ad avere una buona acustica negli ambienti. Acustico, infatti, è una parola greca che, da cui poi deriva la nostra parola italiana acustica. L'importanza dell'acustica. Ecco, qui vediamo Robert Koch che dice: verrà il giorno in cui gli uomini si troveranno ad affrontare il rumore tanto inesorabilmente quanto il colera o la peste. Diciamo che ancora non ci siamo arrivati, forse meglio se non ci arriviamo, però ci siamo quasi effettivamente. Anche a livello normativo stiamo andando sempre verso una più alta sensibilità su queste cose, ma non è tanto la normativa che ci deve interessare, ma è appunto la percezione. Adesso vi faccio vedere, vi darò degli input che ci faranno capire quanto effettivamente la problematica acustica all'interno dell'architettura sia importante e quanto sempre di più pesi su di noi e sui fruitori degli ambienti che andiamo a progettare. Partiamo da quello che è l'ospedaliero. Per migliorare il processo di guarigione i livelli di rumore non dovrebbero superare i 35 decibel, questo lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi insomma un ente abbastanza importante. Qui vediamo per esempio nella scala decibel alcuni rumori, vediamo che insomma già il parlato sta sui 60 decibel normalmente di persona, quindi vuol dire veramente un livello molto basso, quello che appunto favorisce la guarigione, la malattia o comunque in ospedale. I livelli di rumore negli ospedali e nei centri di cura sono raddoppiati dal 1972, perché ci sono sempre più persone che ci sono all'interno degli ospedali e questo non aiuta, non agevola la guarigione. La cattiva acustica negli ospedali aumenta la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, quindi provoca ulteriormente malattie. I rumori disturbano il sonno dei pazienti,
con conseguenze negative sulle attività cerebrali e cardiovascolari. Il rumore può aumentare in maniera considerevole gli errori commessi, quindi lavorare chiaramente nell'ospedaliero ma anche in altri ambiti può effettivamente creare più errori, e questo magari non è ammesso. Passiamo alla gastronomia. Sicuramente vi sarà capitato tante volte di andare in ristoranti dove il livello di rumore è inaccettabile. Magari si mangia benissimo e usciamo con un mal di testa micidiale pensando di avere magari bevuto troppo, mangiato male. La verità è un'altra, la verità è che abbiamo dovuto parlare sempre più forte per farci sentire da quello che sta di fronte, da quello che sta a fianco, perché quell'altro dall'altra parte del tavolo urla ancora più forte per fare la stessa cosa e usciamo dal ristorante con un mal di testa micidiale. La gastronomia è un'esperienza sensoriale e il rumore può guastare tutto il piacere. Qui vediamo alcuni articoli di giornale dove appunto si dice perché i ristoranti sono così rumorosi, dannatamente rumorosi in questo caso. Vedete? Una buona acustica nei ristoranti è un fattore sempre molto importante, ma spesso, e dico praticamente sempre, perché quanti ristoranti conoscete, frequentate, che hanno una correzione acustica all'interno? Forse il 5% del campione, se va bene, è molto però sottovalutato, proprio perché non ce l'abbiamo un po' forse di cultura, non ce l'abbiamo come idea, perché costa. Ma anche, è vero anche che se lo pensiamo da subito costa meno, se dobbiamo intervenire dopo, post opera, sì, costa, è verissimo. E poi passiamo al discorso invece lavorativo. Soprattutto quello degli open space. Gli open space giustamente piacciono tantissimo, è un po' l'innovazione degli uffici degli ultimi 20 anni, tutti lavorano in open space, ma lavorare in open space è effettivamente bello dal punto di vista acustico? È complicatissimo lavorare in open space. Il 78% dei lavoratori è influenzato negativamente dal rumore che trova sul luogo di lavoro. Fra i 21 e gli 86 minuti al giorno sono persi a causa della distrazione di altre persone che parlano, di colleghi. Se ci pensate è vero, perché quante volte noi ci distraiamo perché ascoltiamo magari la telefonata di un collega, perché magari, e non lo facciamo volontariamente, lo facciamo perché non possiamo fare altrimenti, è lì a fianco a noi e noi lo sentiamo e ci dà fastidio nelle nostre attività lavorative. Il calo è del 66% della produttività in luoghi in cui c'è pessima acustica. Il 49% dei partecipanti a questo sondaggio ha riferito che il rumore delle persone che parlano è quello che più li disturba negli uffici. Quindi più di impiantistica rumorosa, più di rumori ambientali esterni. E chi sta all'interno dello stesso posto di lavoro che disturba i propri colleghi. Involontariamente, ovviamente. Però così è. Il 27% di riduzione dello stress, del livello di stress, può essere fatto grazie a una migliore acustica all'interno dell'ambiente di lavoro. E chiaramente possiamo avere anche un aumento importante della concentrazione dei lavoratori all'interno di questi luoghi di lavoro. Per ultimo, le scuole. Noi mandiamo i nostri figli in delle scuole dove spesso l'acustica non è pensata, semplicemente non è pensata. Non è stata progettata a scuole vecchie, adesso fortunatamente dovrà sempre essere più pensata, sempre più progettata. Infatti progettisti come voi, i vostri colleghi, sempre più spesso ci consultano per avere consulenza proprio per quanto riguarda l'acustica all'interno degli edifici scolastici, visto che poi, come immagino sappiate, nell'ultimo periodo magari anche tanti di voi stanno facendo progetti di scuole con il discorso del PNRR, quindi ci sono tanti progetti scolastici in corso, ma speriamo che li facciano, che vengano realizzate effettivamente queste scuole. I bimbi soffrono all'interno di classi dove ci sono pessime condizioni acustiche. Qui leggiamo delle cose abbastanza sconvolgenti. Il 70% dei bambini nelle aule non riesce a udire le consonanti pronunciate dagli insegnanti, non riesce a capire la differenza magari fra una T e una T. Per un bambino, soprattutto nelle prime classi delle elementari, questo può essere causa anche di problemi di dislessia nel tempo, perché ovviamente non comprende le parole che gli vengono dette o le comprende male. E una buona acustica aumenterebbe del 25% la comprensione del parlato degli studenti. Un aumento di 10 decibel, stiamo parlando di poco, nel rumore di fondo causa un peggioramento del 7% nei punteggi dei test scolastici standard, dei test, scusatemi, non prefuso. Il 23% degli insegnanti dove di
posti dove c'è una pessima acustica vorrebbe cambiare lavoro, vorrebbe cambiare posto di lavoro. Perché ricordiamoci sempre anche questo, che le scuole, oltre ad essere un posto per i bambini, per i ragazzi, per fare istruzione, è anche un luogo di lavoro, e come tale bisognerebbe tutelare il lavoratore che lavora all'interno. L'80% degli insegnanti riferisce di problemi alle corde vocali o comunque danni alla voce, proprio perché deve parlare sempre più forte per farsi sentire dalle file più lontane, perché c'è un rumore di fondo magari nella classe. E 2 giorni all'anno vengono anche poi presi in media di malattia degli insegnanti proprio a causa di problemi della voce. Quindi sto sforando. Sì, siamo proprio alla fine. Ok, guardate, io adesso accorcio subito e arriviamo in fondo. I problemi all'interno degli ambienti, guarda, 2 minuti e penso la faccio brevissima. Il problema più grosso sono i tempi, il tempo di riverbero all'interno dei luoghi chiusi. All'aria aperta non abbiamo mai problemi di acustica, l'abbiamo sempre nei luoghi chiusi. Questo perché? Perché noi qua, quando parliamo, l'energia sonora ci mette un tempo ad andare ad abbassarsi di quelli che sono 60 decibel. Il T60 è proprio il tempo in secondi che è necessario all'energia di un suono per scendere di 60 decibel rispetto a quella che era l'energia iniziale. Ovviamente se noi tutti parliamo, questo non scenderà mai, proprio all'interno di ambienti dove c'è tanto riverbero. Qui vediamo la formula che lo calcola, andiamo avanti. Chiudo facendovi sentire alcuni tempi di riverbero, poi dopo per mangiare le cose. Vedete, qui sono 5 secondi, avete capito qualcosa? Possibile. Qui abbiamo 1:30, già cominciamo a sentire. Many factors influence speech intelligibility. 60:0:60. Many factors influence speech intelligibility. Questo tempo di riverbero all'interno delle stanze lo abbiamo perché ci sono dei materiali che riflettono il suono, che quindi non fanno calare questa energia. Come possiamo risolverlo? Con l'assorbimento acustico. Noi, Rockfon, l'azienda che rappresento, che siamo qui presenti, ci occupiamo proprio di questo. Materiali che hanno assorbimento acustico per fare correzioni acustiche, ma anche per progettare, già integrando l'acustica, con soffitti, soluzioni a parete, isole e altre cose. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, complimenti.